Buonasera, bentrovati ad una nuova edizione del TG6 che apriamo parlando dell'emergenza sanitaria, del Green Pass obbligatorio per il personale scolastico. Chi non avrà la certificazione sarà sospeso e resterà senza stipendio. Nelle università, inoltre, l'obbligo sarà esteso anche agli studenti per garantire le lezioni in presenza. Secondo i sindacati, sono molti i punti critici, tra cui il nodo del trasporto pubblico. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. La sicurezza non può essere a carico dei lavoratori, quindi non si può imporre a un dipendente di dover sostenere i costi di un Green Pass, cioè dei tamponi per ottenere un Green Pass, se la persona non può essere vaccinata. Il governo ha deciso, dopo ristoranti, palestre, cinema e stadi, il Green Pass sarà obbligatorio anche a scuola e nelle università. La certificazione sarà necessaria per il personale scolastico. I docenti che non l'avranno, dopo 5 giorni, saranno sospesi dal servizio e dagli stipendi. Negli atenei, inoltre, il Green Pass sarà obbligatorio anche per gli studenti. L'obiettivo è quello di garantire le lezioni in presenza, ma anche in questo settore le perplessità non sono di certo poche. Sicuramente potranno essere fatte molte più azioni per garantire la sicurezza nella scuola. Questo è un metodo per distrarre dalla reale attenzione. Innanzitutto qui non stiamo parlando di fruitori del servizio, non di chi va al ristorante, di chi va al bar, ma di chi ci lavora. Quindi di chi è impiegato all'interno della scuola, oltre che degli stessi studenti. I problemi della scuola non sono stati risolti. Il distanziamento, le classi pollaio, gli edifici sono quelli, i trasporti, capire, e così via. Quindi si pone l'attenzione su un unico problema, tenendo presente che in Abruzzo già l'86% del personale scolastico si è vaccinato. In Abruzzo si tornerà sui banchi di scuola il 13 settembre, cioè 7 mesi dopo l'avvio della campagna vaccinale dedicata al personale scolastico. Considerando che il Green Pass ha valore per soli 9 mesi dall'immunizzazione, con ogni probabilità nel giro di un paio di mesi ci si ritroverà punto e a capo, con i lavoratori non più idonei al servizio. Altra questione è quella del trasporto pubblico, certificazione obbligatoria per i lunghi tragitti ma non per le corse ordinarie. È assurdo far rispettare le regole dentro la scuola e poi prima di entrare a scuola e dopo che escono da scuola i ragazzi sono abbandonati a se stessi, all'interno dei trasporti, del sistema di trasporti nessuno controlla, non c'è una rete adatta, gli autobus vanno pieni, li vediamo tutti, insomma, quindi le abbiamo viste durante il periodo scolastico pieni come al solito. E primo giorno di Green Pass, subito perplessità tra i ristoratori. A denunciare le difficoltà di gestione Riccardo Padovano, presidente della Confcommercio di Pescara. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Riccardo Padovano, è ufficiale l'utilizzo del Green Pass all'interno di esercizi, soprattutto ristoranti che non hanno posti all'esterno. Come è andato il primo giorno allora? Il primo giorno una grande confusione, perché ieri sera, già da ieri mattina, tanti titolari di ristoranti pensavano che il Green Pass non era dovuto al controllo all'ingresso, ma senza il controllo all'ingresso significa che ogni titolare di un ristorante deve assumere una persona che sia abilitata, e in questo contesto non può essere il giovane di turno, deve essere una persona preparata, quindi la stessa figura che sta all'esterno delle discoteche, e quindi incomincia a essere un costo ancora di più. Se noi continuiamo a far pesare alle imprese tutto il costo di questa pandemia, rinunceranno di aprire per la primavera. È vero che questo, qualcuno ci dice, che serve per invogliare la gente a fare il vaccino. Beh, se è così, incominciamo a dire qualcosa di più verso quei cittadini che non si vogliono fare il vaccino. Non è che non può ricadere la negligenza, perché io dico chi non vuole fare il vaccino perché vuole essere negligente, è nei confronti di chi ha impresa, tipo la ristorazione, matrimoni e tutto quello che avviene. Ieri sera il mio telefono fino alle 10, alla fine meno male che la batteria si è scaricata, non ne potevo più. Quindi dopo chiusure a causa del Covid ci possono essere ennesime chiusure, questa volta a causa di un Green Pass che doveva essere il veicolo per continuare a mantenere aperte le attività. Questo è infatti la domanda è proprio pertinente, è un successo perché consente a noi attività di poter riaprire e di lavorare con più serenità, tenuto conto che sono 2 anni che noi siamo nelle ristrettezze, però
che debba ricadere addosso al titolare della ristorazione la responsabilità per quanto riguarda il controllo del Green Pass, beh, qui ci sta qualche cosa che secondo me dovrebbe essere rivista. Secondo voi chi dovrebbe fare questo controllo? Beh, non certo il titolare del ristorante, no, perché se io penso che se salgo sul pullman oppure su un aereo ci sta il personale abilitato a fare questi controlli. Al ristorante il personale abilitato è chi fa la cucina e chi fa il cameriere, non può fare la guardia giurata. Restiamo in argomento, parliamo ancora dell'emergenza sanitaria, in questo caso andando a vedere il bollettino odierno per quanto riguarda le positività nella nostra regione. Sono infatti 83 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo, sono emersi dall'analisi di 2170 tamponi molecolari. È risultato positivo il 3,82% dei campioni. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti è a 43,1 soglia limite, 50 in aumento i ricoveri che passano da 42 di ieri ai 43 di oggi. Su base settimanale la variazione delle ospedalizzazioni continua ad essere del più 90%. Il tasso di occupazione dei posti letto è all'1% per le terapie intensive e al 3% per l'area medica rispetto alle soglie da zona gialla rispettivamente del 10% e del 15%. Non si registrano decessi, il bilancio delle vittime è fermo a 2515. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 2 e 100 anni. Gli attualmente positivi salgono a 1711 più 51, 42 i pazienti ricoverati in ospedale in area medica più 1 e 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 1668 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 72535. L'incremento più consistente di nuovi casi si registra nel Chietino 25, seguito dal Teramano con 23, poi il Pescarese con 17 e l'Aquilano con 12. A questi numeri si aggiungono 5 persone residenti fuori regione. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Pescara per parlare di quello che sta accadendo per quanto riguarda la riserva d'Annunziana. Il Comune infatti ha attivato nei giorni scorsi un conto corrente dedicato per far risplendere la pineta d'Annunziana distrutta dall'incendio della scorsa settimana che ha messo in grave difficoltà proprio la città. Intanto con il ritorno delle alte temperature previsto per i prossimi giorni, il Comune mantiene la soglia di allerta. Sindaco, intanto facciamo il punto della situazione, di come è ridotta la pineta d'Annunziana e se ci sono comunque ancora delle persone che sono attente lì e attente a non vedere che riprendano qualche rogo. Purtroppo la pineta d'Annunziana, quantomeno la parte di riserva integrale, è andata totalmente distrutta. Quindi una perdita incredibile per la nostra città, devo dire che è un dramma culturale, sociale, ambientale e quindi bisognerà lavorare molto per fare in modo che la pineta torni allo splendore dei giorni passati. Stiamo adesso verificando i danni, abbiamo purtroppo dovuto tagliare le piante che erano pericolose per l'incolumità pubblica perché si trovavano a ridosso della strada ed erano danneggiate, tant'è che oggi abbiamo riaperto via della bonifica. Le temperature alte producono questi fenomeni che si amplificano poi con il vento, come l'abbiamo vissuto noi purtroppo domenica. Il fuoco è partito lontano dalla pineta ed è arrivato in pineta, ma non soltanto in pineta, è arrivato prima al mare, sulla spiaggia, dove non si poteva immaginare che arrivasse il fuoco, e poi è entrato nella pineta. E non sono bastati gli interventi dei vigili del fuoco, delle tante persone che si sono gettate con il cuore per aiutare le forze dell'ordine, la protezione civile, non è bastato nulla. Io ho avuto veramente dimostrazioni di affetto e di legame con Pescara e con la pineta incredibili, ma già quando
c'erano ancora le fiamme, le persone mi hanno cominciato a telefonare dicendomi: noi vogliamo partecipare, vogliamo aiutare, vogliamo dare un contributo, vogliamo dare una donazione, vogliamo esserci, perché vogliamo che la Pineta torni più bella di prima. È per questo che noi in comune abbiamo aperto un conto corrente dedicato alla rigenerazione della Pineta d'Annunziana, alla rinascita della Pineta d'Annunziana, proprio per far sì che le persone che vogliano dare il loro contributo possano farlo tranquillamente versando quella somma e sapendo che quella somma sarà utilizzata soltanto per la Pineta con la massima trasparenza e con il massimo controllo. Parteciperà il Comune, ma parteciperà anche la Regione, perché già si è messa a disposizione, penso ai fondi europei, perché l'intervento è un intervento molto importante per la nostra città. Però questo segnale di partecipazione della comunità è un bel segnale per la nostra città. E noi siamo alla cronaca: tragedia al porto di Giulianova nel primo pomeriggio di oggi. È morto, ucciso da un probabile infarto, l'avvocato Marco Maria Ferrari, notissimo legale, di recente tornato ad essere il presidente del Circolo Nautico di Giulianova dopo la prematura scomparsa del collega, anche lui avvocato, Sergio Quirino Valente. Secondo quanto si è appreso, il legale, che aveva da poco compiuto 71 anni, era in barca all'ingresso del porto di Giulianova assieme al figlio Marco, quando è stato colpito dal malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Grande il dolore a Giulianova, dove l'avvocato Ferrari era conosciutissimo e molto stimato. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Da Giulianova ci spostiamo a Teramo. Dopo le dimissioni degli amministratori uscenti è iniziato l'iter che porterà alla ricostituzione del nuovo consiglio di amministrazione della Teramo Ambiente. Prossima tappa, l'assemblea di martedì prossimo, 10 agosto. Ascoltiamo a tal proposito il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. C'è stata la prima assemblea della società in house, che si è appunto limitata a prendere atto delle dimissioni, e sulla base del nuovo statuto, che prevede appunto la decadenza dell'intero organo di amministrazione qualora venga meno la maggioranza dei componenti dell'organo stesso. Di fatto abbiamo preso atto della decadenza del CDA, attribuito secondo statuto i poteri di ordinaria amministrazione al collegio sindacale, e abbiamo riconvocato l'assemblea per martedì 10 agosto al fine di definire tutte le fasi successive, quindi per la ricomposizione dell'organo amministrativo. Uscirà l'organizzazione della nuova governance e si avvierà il percorso per la nomina dei nuovi amministratori, che dovrà essere ovviamente gestito dal Comune di Teramo sulla base di un avviso pubblico, di un bando che sarà pubblicato nel mese di agosto, e quindi possiamo dire che nel mese di settembre avremo la ricomposizione dell'organo amministrativo, e quindi il passaggio, la chiusura del ciclo della Team mista alla Team in house, che oggi è pienamente operativo, si compirà e andrà pienamente a regime. La decadenza di oggi è una decadenza che deriva dalla norma del codice civile, dallo statuto della nuova Team, e quindi non ha nulla a che vedere con altre situazioni che seguono e seguiranno il loro corso. Questa domanda mi consente di ringraziare con tutto il cuore tutti i componenti del CDA per l'attività che hanno svolto nel corso di questi mesi, soprattutto in una fase delicata che ci ha consentito di raggiungere questo obiettivo straordinario di restituire continuità e prospettiva attraverso l'in-house ad una società particolarmente complessa, ma che deve avere davanti un futuro roseo attraverso una gestione al servizio dei cittadini e non della politica, come purtroppo negli anni precedenti è stata la società stessa, e ne abbiamo pagato le conseguenze nei primi anni. Anche dal punto di vista operativo si va avanti, abbiamo installato altre due coisole in centro storico proprio per le attività commerciali, al fine di ripristinare il giusto decoro al nostro centro storico ed evitare rimuovere quelle situazioni che da tanti, troppi anni, per un'incapacità di programmazione di chi ci ha preceduto, la nostra città ha vissuto. Cambiamo ancora pagina, torniamo a Pescara, parliamo di sanità, perché a distanza di pochi giorni dal trasferimento nei nuovi locali, il pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito è nel caos, la denuncia è dell'UDC. Vediamo il servizio. Nuova struttura, problemi vecchi. Sono stato per problemi familiari in pronto soccorso dalle 5 del pomeriggio e sono andato via alle 5 di mattina. Una cosa drammatica, pazzesca.
veramente il Vietnam, mi ricordano quei film che noi vediamo in televisione, gente sbuttata su lettini, infermieri che corrono da una parte all'altra, mancanza di medici, bambini che urlavano per il dolore senza essere visitati, il rispetto del Covid assolutamente zero, eravamo tutti ammassati, quando si andava via una persona non venivano disinfettate né le carrozzelle né tantomeno i sedili dove ci sedavamo, la struttura senza una finestra, guardate, è una cosa indecente, io non ho mai visto una cosa del genere, veramente peggio probabilmente di quello che era il vecchio pronto soccorso, per cui ho chiesto insieme al collega Bernardino Fiorilli di essere subito ricevuto dalla Verì in un tavolo dal dottor Ciamponi, che è il direttore generale, dal direttore sanitario, ma soprattutto dal primario del pronto soccorso. Loro devono trovare immediatamente le soluzioni, perché la struttura c'è, bisogna aumentare il personale, che io ringrazio. Io penso che noi dobbiamo chiedere scusa ai cittadini di Pescara, che la ASL deve chiedere scusa. Non mi alzerò dal tavolo che si andrà a fare, spero anche prima di Ferragosto, non che si trovano le soluzioni per risolvere il problema, che le soluzioni vengono attuate immediatamente, subito, e soprattutto mi aspetto le scuse della ASL. Siamo alla pagina degli eventi, partirà infatti il 31 agosto per concludersi il 2 settembre Future Pop, il nuovo festival della cultura contemporanea organizzato dall'ente Manifestazioni Pescaresi ad esibirsi sul palco del Monumento Teatro D'Annunzio, Ariete, Levante e Dartust. Vediamo. Assessore Cremonese, parte Future Pop, di che cosa si tratta? Ma come avevamo promesso in campagna elettorale, il Comune di Pescara ha investito tantissimo su eventi di altissima qualità e su eventi che potessero durare nel tempo per attirare turisti nella nostra città. Abbiamo creato una serie di festival, apriremo con il We Love Fest e proseguiremo con questo festival che è innovativo e fa da congiunzione tra il We Love Fest e il Festival D'Annunziano. Potremo vedere grandissimi artisti qui a Pescara in questo periodo, 5 grandi eventi per il We Love Fest, 3 grandi eventi per questo festival che vedrà la presenza di 3 grandissimi artisti. Pescara continua ad essere protagonista e tutti questi festival lanceranno il Festival della Rivoluzione con grandissime sorprese. L'idea di futuro secondo me diventa centrale non solo del dibattito culturale, ma noi di questo ci occupiamo, quindi diamo la nostra piccola goccia, e questo Future Pop è un titolo voluto da una parte per indicare in maniera molto generica la tipologia di musica di cui ci occuperemo, cioè la musica pop, rock, ma soprattutto l'elettronica, quindi la tecnologia legata alla musica, e poi per lanciare questo nostro interesse per il futuro, cioè per dire che ci occuperemo molto di più delle giovani proposte. Qui abbiamo per esempio Ariete, che è una giovanissima, abbiamo Dardas che farà uno spettacolo che non solo musicalmente ma dal punto di vista musicale sarà molto impressionante, quindi con un forte elemento sull'elettronica. Poi resterà centrale comunque il pop, il pop di qualità, la canzone d'autore, cioè tutti i generi, diciamo, che hanno reso importante e popolare questo aspetto della cultura. Chiaramente tutti col Green Pass, perché le regole sono molto ferree, abbiamo fatto un piano di sicurezza all'avanguardia, garantiremo posti sicuri, c'è un sistema di prenotazione, insomma tutto deve essere fatto nel rigido rispetto delle regole. Invito anzi tutti i cittadini a prenotarsi sui vari siti perché altrimenti e a munirsi di Green Pass, perché altrimenti non si possono accedere agli eventi organizzati dal Comune di Pescara e dall'ente Manifestazioni Pescaresi. E noi da Pescara ci spostiamo a Chieti dal 10 al 18 settembre, infatti a Chieti Scalo ci saranno alcuni degli ultimi eventi dell'estate teatina, torna il settembre scalino durante il quale ci sarà l'esibizione anche del cantante Neck. L'estate teatina volgerà allo Scalo. A Chieti tornano gli eventi scalini che animeranno nuovamente il settembre della città nel rispetto delle normative anti-Covid. Promessa mantenuta, ha detto soddisfatto il vice sindaco di Chieti con delega agli eventi Paolo De Cesare. Dopo tanti anni torneranno e soprattutto torneranno con un programma importante, autorevole, sperando di esserci buttati alle spalle questa maledetta pandemia o comunque il periodo più brutto di questa pandemia. Vogliamo tornare in serenità e in massima sicuramente sicurezza ad organizzare manifestazioni per aiutare anche il tessuto commerciale cittadino, portando tante persone in città.
Gli eventi toccheranno diverse zone di Chieti Scalo. Occorrerà prenotare e per effetto dei decreti legge vietato ballare. Si parte il 10 settembre con lo spettacolo di danza in Piazzale Marconi, l'11 tribute band di Adriano Celentano, il 12 si esibiranno i Quattro Santi a Brecciarola, il 16 serata dedicata all'associazione Enfas e Friends e il 17 serata di gala. Sabato 18 poi la notte gialla, che coinvolgerà anche le attività commerciali e culminerà col concerto di NEC. Niente di eccezionale, voglio un'estate normale. Il momento più importante sarà il 18 settembre in occasione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso a Piazzale Marconi. Ci sarà il concerto, la notte gialla, con diverse iniziative, diverse esibizioni, ma il tutto culminerà alla piazza più importante, appunto Piazzale Marconi, con l'esibizione del concerto di NEC in acustico. Restiamo in argomento, ci spostiamo a Montesilvano, che ospiterà dall'11 al 13 agosto prossimi Cerasuolo al Mare, la manifestazione del buon vino. Questa è l'ottava edizione di Cerasuolo al Mare, saranno 10 punti di degustazione del Cerasuolo e in questi 10 punti si troveranno le 37 cantine abruzzesi del Cerasuolo, perché il Cerasuolo è il vino solo nostro, solo abruzzese, da poter, dove si potranno degustare quindi questi vini, affiancati a dei menù fatti in piccole porzioni da parte dei punti che aderiscono, quindi degli stabilimenti balneari. Avremo il primo punto a Largo Venezuela con una petta mobile che fa gli arrosticini, Abruzzo arrosticini, e continueremo stabilimento per stabilimento fino alla fine del percorso, che sarà a Bagni Bruno. Tre giorni, 11, 12 e 13 di agosto, è una manifestazione che Montesilvano, gli balneatori di Montesilvano l'hanno pensata insieme a noi 8 anni fa, l'abbiamo realizzato, oramai è diventato un appuntamento regionale, perché quest'anno si chiude a Montesilvano, ma è iniziata il 23 di luglio a Silvi, poi Francavilla, Roseto, Casalbordino, Fossacesia, Pescara e così via. Quindi una manifestazione che ci sta dando tante soddisfazioni come presenza, ma soprattutto l'obiettivo è raggiunto: far lavorare gli stabilimenti balneari per un'iniziativa di questo genere e far conoscere al turista il vino Cerasuolo. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Torna a disposizione delle società calcistiche locali della città di Penne lo storico impianto Ferdinando Colangelo, scenario di indimenticabili partite negli anni 80 e 90. I lavori hanno riguardato la riqualificazione degli spogliatoi e la posa in opera del nuovo manto in erba sintetica. Ce ne parla nel prossimo servizio Stefano Recanati. Presidente, sospiri oggi per questa bellissima opera qui a Penne, fortemente voluta anche da lei. Beh sì, non ci credeva nessuno, neanche pezzi dell'amministrazione comunale e neanche la società di calcio, quindi sono felice che invece, come sempre, abbiamo mantenuto un impegno che ha una doppia importanza. La prima, dare una splendida struttura alla capitale dell'area vestina, cioè a Penne, come meritava. La seconda, quella di lanciare un messaggio a questi ragazzi che erano sugli spalti, che possono continuare a vivere a Penne perché avranno gli stessi diritti, gli stessi servizi, gli stessi spazi che hanno i loro coetanei che vivono in realtà più grandi. Continueremo a cogliere gli obiettivi per Penne sia in termini infrastrutturali sulla viabilità che sull'assistenza sanitaria, sul rilancio dell'ospedale. Ci preoccupa molto il tema del lavoro, su cui invece abbiamo ancora molte nubi da dissipare, però oggi è un giorno di festa e quindi godiamoci questo piccolo momento di festa. E oggi è un sogno che si avvera, in pochi credevamo all'inizio che si potesse realizzare quest'opera, invece abbiamo dimostrato che con la nostra caparbietà e la nostra volontà siamo riusciti nell'impresa. Come è stato detto, questo campo è destinato ed è dedicato soprattutto ai giovani, perché Penne ha bisogno di dare spazio in tutti i settori, nella scuola, nello sport, nel lavoro, ai giovani. Sono stati dei mesi che abbiamo affrontato
risultato certamente non facili. Ho detto all'inizio del mio intervento che i sogni bisogna crederci, e io ci ho creduto, ma insieme a me ci ha creduto il presidente Sospiri, ci ha creduto anche, diciamo, l'amministrazione, anche se all'inizio c'era un po' di incredulità da parte anche di colleghi dell'amministrazione. Alla fine, come tutte le cose in cui si crede, siamo riusciti a portare a termine questa opera in un momento negativo, perché questa opera è stata realizzata in un momento in cui tutto il resto della società, quindi lo sport, quindi il commercio e tante altre cose, erano completamente bloccate. Tutti adesso si ritroveranno questa struttura per poter affrontare qualsiasi tipo di attività. Ci si può anche adesso permettere di poter far giocare delle squadre importanti in questa struttura, quindi io sono soddisfatto, perché in realtà ho rispettato quello che era la mia promessa, quella di dare a Penne una struttura in erba sintetica. Siamo alla pagina dello sport, del calcio in particolare, per parlare di Serie C, del calciomercato che entra davvero nel vivo con un'altra cessione per il Teramo. Infatti Santoro lascia i biancorossi e va a Perugia in Serie B, e dopo Diakité, un altro protagonista della stagione passata, sale di categoria. Resta il nodo di Cianci, ma tra 48 ore la Lega Pro intanto ufficializzerà gironi e calendari della terza serie. Vediamo il servizio curato per noi da Jacopo Forcella. Dopo Diakité, anche Santoro lascia Teramo per accasarsi in una squadra umbra di Serie B. Se il francomaliano raggiungerà lunedì Terni per indossare la maglia delle Fere, il centrocampista non abbandonerà invece il biancorosso, ma sarà quello del Perugia, altra neopromossa. Accordo raggiunto, il Diavolo incasserà intorno ai 450.000 euro per lasciar partire la mezzala siciliana. Uno dei migliori talenti della Serie C, arrivato a fari spenti, voluto da Bruno Tedino, che ne aveva intuito già ai tempi di Palermo le grandi potenzialità e che ora va a rinforzare l'organico di Massimiliano Alvini in vista della stagione alle porte. A proposito di stagione, quella di Santoro, al netto dei tre gol messi a segno all'esordio proprio col Palermo, con la Turris e con la Ternana, è stata la costanza e l'imprescindibilità che ha colpito in un settore del campo nel quale comunque il Teramo ha sempre avuto buone alternative che avrebbero potuto mettere in difficoltà un ragazzo di 22 anni. Invece Santoro per larghi tratti è stato l'anima del Diavolo, molto più di tanti più esperti di lui, e questo non poteva non attirare le attenzioni della cadetteria. Ci ha provato il Brescia, complice anche l'ottimo rapporto tra le rondinelle e l'ormai ex direttore generale Andrea Iaconi. Ci è riuscito il Perugia in un incastro che vedrà nel sentitissimo derby umbro una sfida nella sfida tra Santoro da una parte e Diakité dall'altra. Nella lista dei partenti a questo punto mancherebbe solo Pietro Cianci, ma qui la questione cessione sta diventando un intrigo. Iaconi ha alzato la richiesta per l'attaccante sapendo di dover dare la metà di quanto incasserà il Sassuolo, che non solo non ha riscattato la punta a 500.000 euro, ma addirittura aveva pattuito la metà sulla futura rivendita. Conoscendo bene la situazione, il Teramo deve per forza di cose giocare un po' a rialzo, ma questo ha già fatto sfumare due trattative sicure: Palermo, che ha preso Brunori, e Padova. Resta il Catanzaro. Il presidente giallorosso noto ha avuto un colloquio con il suo omologo teramano, che ha alzato ulteriormente la posta, e la situazione adesso è davvero complessa. I calabresi stanno per mollare la presa, alternative ulteriori non se ne vedono, e tutto sommato Federico Guidi di un attaccante avrà pur bisogno, considerando che più i tempi si allungano e meno spazio c'è per trovare l'eventuale sostituto di un Cianci, che tuttavia, dato per partente dalla dirigenza stessa e dallo staff appena presentato, non smania certo dal desiderio di rimanere in Abruzzo. Intanto, con gli arrivi di Rillo, Cucurullo e Azio Smanovic, e con Tozzo tra i pali che dovrebbe rientrare nella trattativa di Diakité, qualcosa a Teramo inizia a muoversi. Oggi il presidente federale Gabriele Gravina ufficializzerà le esclusioni di Carpi, Casertana e San Benedetto, con i ripescaggi di Latina, Lucchese e Fidelisandria. Il quarto posto, quello che sarebbe stato del Novara se lo giocano Fano e Pistoiese, ma i marchigiani devono vincere il loro di ricorso. La quinta piazza, che è del Cosenza, promosso d'ufficio in Serie B dopo il forfè del Chievo Verona, sarà del Siena, con la Toscana dunque che dopo l'ultima sciagurata annata riconquista rappresentanti nella terza serie. Lunedì alle 11 il consiglio direttivo della Lega Pro definirà la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C 2021-2022, appena il tempo di scoprire il volto dei club che per tutta la stagione si affronteranno sui campi, che alle 19 saranno svelati anche i calendari del prossimo campionato. Nel girone B ci saranno X e Y per il momento, esattamente come 12 mesi fa nel girone C, posti che poi furono di Foggia e Bisceglie.
E dunque grande attesa per conoscere i calendari, i gironi del campionato di Serie C e probabilmente anche il turno di Coppa Italia. Noi dal Teramo passiamo al Pescara, dunque restiamo a parlare di calcio di Serie C con due giorni di riposo concessi dal tecnico Gaetano Auteri ai biancazzurri dopo il test in famiglia di ieri al Poggio degli Ulivi contro la Primavera. La prima squadra si è imposta con il risultato di 4-1 con le reti di Di Grazia, D'Ursi, Frascatore e Ferrari per la formazione Primavera di Saiari. Il gol. Lunedì la squadra tornerà al lavoro. Sempre ieri sono state perfezionate due uscite, la cessione a titolo definitivo di Vincenzo Fiorillo alla Salernitana e quella in prestito del difensore Edgard Elizalde che torna in patria in Uruguay dove giocherà per una stagione con il blasonato club del Peñarol. E noi lasciamo il calcio per parlare di pallavolo. Anche l'amministrazione comunale di Montesilvano infatti voluto celebrare la promozione in Serie B2 femminile della Ceteas. Si rinnova così la forte tradizione pallavolistica della città adriatica. Il servizio di Sergio Zappalorto. Allora, sindaco Ottavio De Martinis, sicuramente sarebbe bello che dopo questa impresa se ne insomma, portassero avanti altre, ma io ritengo comunque che la Ceteas Volley Montesilvano, oltre a questa impresa di carattere prettamente sportivo, ne hanno portata avanti un'altra, anche questa molto importante, che è quella di coinvolgere la città, di regalare ai nostri ragazzi delle belle emozioni. Ho conosciuto tanti sindaci che hanno parlato bene delle squadre di varie attività sportive, diciamo così, cavalcando l'onda. Invece tu sei veracemente un tifoso, cioè a te piace proprio lo sport e in questo caso, visto che tifiamo per la pallavolo, diciamo pure che l'obiettivo da raggiungere, come dicevi poco fa, è quello di arrivare il più in alto possibile. D'altra parte Montesilvano fa rima con lontano. Allora sì, intanto io sono un grandissimo appassionato di sport, ho praticato sport, sono stato calciatore, sono stato allenatore di calcio e quindi conosco quello che ruota attorno al mondo dello sport, sacrificio, passione, gruppo, coinvolgimento, amalgama, quindi tutti questi elementi, senza questi elementi non si va lontano, come dicevi utilizzando un termine che hai utilizzato tu poco fa, e lontano ci si arriva appunto col sacrificio, con la passione, e la Ceteas Volley ha dimostrato di avere tanta passione e come, da tifoso, oltre che da amministratore, ce la metterò tutta e ce la metteremo tutta affinché si possano raggiungere i traguardi e andare lontano da tutti i punti di vista. Alessandro Pompera, assessore allo sport, Montesilvano è una città di sport soprattutto, ci mancava la ciliegina, è arrivata con la pallavolo, una bellissima soddisfazione, peccato per la maschile, ci riproverà. Verissimo, verissimo. Montesilvano è una città a tutti gli effetti sportiva, non ci piace da questo punto di vista perché non siamo ancorati magari come molte altre realtà solo esclusivamente al calcio, ma anzi questa amministrazione sta cercando di promuovere e spingere verso l'alto tante altre realtà che, come ad esempio soprattutto la pallavolo, che quest'anno ha raggiunto risultati importantissimi, e noi abbiamo cercato di dare loro tutto il supporto burocratico, amministrativo per quello che riguarda gli impianti, per quello che riguarda anche partnership, per sponsorizzazioni, per cercare di puntare più in alto, per cui fortunatamente i risultati sono iniziati ad arrivare. Hai detto bene, peccato per la maschile, ci riproveremo, ci riproveranno il prossimo anno sicuramente, però è già stato un ottimo risultato quello raggiunto dalla squadra femminile, perché la B2 inizia a essere già una categoria nazionale di una certa rilevanza. Poi la pallavolo a Montesilvano ha una tradizione importante, per cui noi abbiamo nella Serie A2. Esattamente, abbiamo col sindaco abbiamo deciso di puntare forte su questo sport, su questa realtà che è la Ceteas Volley, e certamente continueremo negli anni perché con ambizione vogliamo arrivare lontano. Finisce qui l'informazione della nostra rete, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni e buon proseguimento con i programmi di TV6. Buona serata.